La miniera di Morgnano a Spoleto diventa un museo che custodisce la memoria di una delle più terribili tragedie del dopoguerra, un ricordo che ancora brucia. Approfondimento di questa sera, e oggi abbiamo il ricordo di un fatto, di un'epoca drammatica, la vita dei minatori, fatti che tra poco ricorderemo e che non sono affatto così lontani. Antonella Marietti. Era un lavoro brutto, pericoloso, basta pensare che per entrare qua dentro si doveva fare 350 metri appesi in una corda, perché il pozzo era profondo 350 metri. Poi da sotto non ci stava luce, non ci stava niente, con una lampada che noi avevamo qui. Si andava giù nel buio, partendo da qui, dal Pozzo Orlando, l'ascensore calava e si cominciava il turno. E da qui oggi parte il ricordo, il tributo di Morgnano e dell'Umbria alle fatiche dei minatori che ci hanno sudato, scrivendo una pagina di storia. È il Museo delle Miniere, voluto dall'Associazione Amici delle Miniere, che piano piano sta crescendo, perché i ricordi di Benigno e degli altri che non possono più raccontare non si perdano. Caschi, strumenti di lavoro, lampade come quella di sicurezza. Quando che i minatori facevano la mina, prima di farla e dopo, prendevano questo qui, lo mettevano alto, 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 no? Se c'era il grisù, provava a incendiarsi con questa fiamma, entrava dentro. Già, il grisù, il gas compresso che all'alba del 22 marzo del 55 provocò una terribile esplosione nella miniera di Lignite, dove persero la vita in 23. Stelvio era lì. Lo scoppio fu uno scoppio fenomeno enorme, insomma, siamo rimasti all'oscuro, come ho detto prima, e piano piano abbiamo sentito la rovaia dove camminavano i carrelli, siamo andati appresso a quello lì, però non sapevamo se eravamo verso l'uscita o verso l'entrata. Una tragedia indimenticata, un dolore collettivo, con le famiglie fuori, ad aspettare che dalla terra uscissero i corpi straziati dei cari. L'hanno portato, ci sta una casetta giù, l'hanno lavato con le pompe, come chi lava i maiali, e poi l'hanno vestito tutti uguali, però io non l'ho visto, anche perché quando sono uscito, che sono alla casa, la grande paura che avevo sentito addosso, perché come paura l'avevo sentita abbastanza. Stelvio e Benigno ora fanno da guida ai visitatori del museo. Il museo cresce, si amplia, punta a diventare un ecoparco museale, e già un nuovo tassello è stato scoperto. Si tratta di una condotta idraulica che serviva per bypassare tutto il terreno che veniva accumulato al di fuori del Pozzo Orlando una volta che veniva lavorato il materiale, e serviva per dare continuità idraulica al fosso della Vallaccia. Così magari sarà possibile capire meglio la miniera, un po' matrigna, un po' madre. Io ci ritornerei se fosse un po' più giovane. No, con l'età adesso, perché...